Amici, spoiler 25-3, Serbi critica Gioffre si astiene dalla votazione. Proseguono gli appuntamenti con il serale di Amici di Maria De Filippi. Il 23 marzo è stata registrata la seconda puntata che andrà in onda il 25 marzo su Canale 5 in prima serata. Anche nel corso della seconda puntata sono previste ben due eliminazioni. Il cerchio. Quindi, comincia a stringersi, soltanto uno degli allievi potrà ambire al titolo di vincitore di questa nuova edizione. In particolare, i giudici, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffre e Michele Bravi, si troveranno a dover giudicare ogni prova in base al proprio pensiero. Saranno previste tre manche durante le quali ogni insegnante schiererà gli allievi in base alle proprie strategie potenzialmente vincenti. Nel corso del prossimo appuntamento di Amici verrà stabilito quale squadra dovrà dare il via alla prima manche. A prendere le redini della puntata Lorella Cuccarini ed Emanuello, i quali si scontreranno subito con Rudy Cerbi e Alessandra Celentano. Durante la prima manche, verranno schierati Cricca contro Remone e sarà quest'ultimo a portare a casa il primo punto. Tuttavia, il cantante sarà criticato apertamente dall'insegnante della squadra avversaria, il quale preciserà di aver apprezzato soltanto il passo a due alle sue spalle. Successivamente, Maddalena sfiderà Piccolo G a discapito di quest'ultimo. Infine, l'ago della bilancia penderà verso la squadra dei Cuccalo, poiché Aaron perderà contro il duetto di Cricca e Angelina. Purtroppo, sarà Giovanni Rinaldi alias Piccolo G a dover lasciare ufficialmente la scuola. Nel corso della seconda manche le due squadre torneranno a sfidarsi. Questa volta, però, ad avere la meglio sarà la squadra di Cerbi e Celentano, in seguito a una sfida tra Aaron e Angelina, dove il primo avrà la meglio. Successivamente, verrà lanciato il guanto di pap tra Samuele e Mona. Tuttavia, Gioffre riterrà assolutamente ingiusta la prova e si asterrà dal voto, annullandola automaticamente. Ne scaturirà una discussione accesa tra Alessandra ed Emanuele.